una giornata molto interessante sotto tutti i profili. Abbiamo ascoltato delle relazioni che hanno apportato valore aggiunto a quello che noi avevamo intenzione di portare oggi, quello di fare chiarezza, di fare informazione. L'informazione è uno degli elementi essenziali quando accadono queste distorsioni che diventano distorsioni personali, distorsioni sociali, distorsioni mediatiche. Quello che è emerso oggi appunto è l'importanza di parlare, di raccontarsi, di mettersi in discussione, di collaborare tra noi e di cooperare. Quindi il concetto di rete rimane quello principale. Per quanto riguarda la tematica stamattina, che noi abbiamo denominato i fraintendimenti del nulla, si è visto come questa teoria inesistente sia stata smontata in ogni suo piccolo pezzo. In realtà quello che ce l'ha, quello che era dietro, era semplicemente la costruzione terrifica di una fantasia che nulla aveva a che fare con la costruzione di identità, con la crescita educativa del bambino. Per cui io ritengo che invece sia molto importante che la famiglia e la scuola cooperino, che ci sia un ponte tra i due affinché noi possiamo rendere questi bambini liberi da ogni tipo di tabù, da ogni tipo di pensiero malevolo nei confronti dell'altro, dell'altro diverso da sé, perché questi bambini saranno il futuro di domani. E se noi vogliamo contrastare violenza di genere, stereotipi, è su di loro che dobbiamo puntare. Grazie. Prego.